Oggi parliamo di oggetto transizionale. Buongiorno e bentornati sul canale. Oggi vi voglio parlare un po' dell'oggetto transizionale. Mi sembra l'argomento giusto da affrontare, visto che stiamo vivendo tutti in questo periodo a scuola gli ambientamenti. E quindi, che cos'è l'oggetto transizionale? Per noi professionisti, per noi del mestiere, è abbastanza facile intuirlo, ma vorrei che questo video fosse utile anche per chi affronta per la prima volta il tema. Venite all'interno del video per scoprire di che cosa si tratta. Allora, l'oggetto transizionale è un oggetto che il bambino si porta sempre dietro, a casa, dai nonni, in vacanza, a scuola, al parchetto. Ed è un oggetto investito affettivamente che diventa un simbolo e non rappresenta più se stesso, ma rappresenta qualcos'altro. L'oggetto transizionale viene amato così tanto dal bambino perché diventa una magica rappresentazione della madre e lo usa come rassicurazione, lo usa per trovare conforto e molto spesso lo usa anche per dormire. L'oggetto transizionale permette alla mamma reale di allontanarsi mentre il bambino se la tiene vicino simbolicamente. Questa è una parte di estratto di un articolo di Winnicott del 1974. Quindi abbiamo visto che l'oggetto transizionale in realtà fa altro che sostituire, prendetelo con le pinze, la mamma. Non tutti i bambini ce l'hanno, però per alcuni è invece un oggetto fondamentale. Questo oggetto può essere qualunque cosa in realtà, perché i bambini, si sa, sono molto fantasiosi. Solitamente però parliamo di peluche, di lenzuolini oppure di un vecchio indumento della mamma che magari gli è stato appoggiato proprio dalla mamma all'inizio nella carrozzina appena nato. Vediamo qual è la funzione di questo oggetto. Il bambino stabilisce un rapporto con l'oggetto transizionale che mette subito in luce la sua funzione, che non è altro che quella di sostegno, di aggrappamento, di ancora, proprio come una salvezza, un salvataggio in momenti di fatica, di difficoltà. Infatti, gli oggetti transizionali, che sono poi degli oggetti simbolici, aiutano il bambino a ritrovare l'equilibrio e la serenità proprio quando in realtà non è più così sereno e si sente un po' perso, sia a livello fisico che a livello emotivo, che è la parte un po' più complessa da comprendere. Il bambino, infatti, trae rassicurazione e sicurezza dal suo oggetto transizionale e se lo porta dappertutto. Lo aiuta infatti quando è in luoghi nuovi, con persone che non conosce e in situazioni e relazioni poco note. Troppo spesso sento colleghi e colleghe che sono contrari all'utilizzo di questo oggetto. Io invece ho un punto di vista differente. A mio avviso, i servizi educativi non dovrebbero mai controstare questo bisogno, ma anzi dovrebbero lavorare attraverso l'oggetto per rendere poi familiare il nuovo contesto educativo. Quindi, per tradurla in modo molto semplice, se un bambino arriva a scuola, al nido, con un oggetto per lui molto prezioso e molto importante, non deve farlo sparire, ma anzi deve dargli un posto di rilievo all'interno del suo quotidiano. La scuola si dovrebbe occupare di offrire una situazione di continuità con la famiglia affinché il bambino sia rassicurato e senta rispettati i suoi bisogni primari, che sapete bene che in questo momento, soprattutto durante gli ingressi a scuola,
Il suo bisogno primario è sentire vicino i suoi affetti, sentire vicina la sua mamma. Appurato quanto detto finora, la scuola dovrebbe creare uno spazio personale per ciascun bambino dove poter riporre il proprio oggetto e deve essere un posto facilmente raggiungibile anche in autonomia dai bambini. Infatti si possono preparare scatole, proprio magari insieme ai bambini, cesti, tasche, oppure usare proprio scaffali o, perché no, gli armadietti con gli zainetti all'interno dei bambini. Non vale prendere l'oggetto transizionale e riporlo in alto su una mensola. Questo non facilita il bambino, che può invece poterlo prendere in ogni momento della giornata. Man mano che il bambino acquista sicurezza nel nuovo contesto, l'oggetto transizionale sarà sempre meno necessario, ma questo può avvenire solo se gli vengono riconosciuti i suoi bisogni, quindi non negatelo, non negate il suo oggetto. L'oggetto transizionale, come suggerisce il nome stesso, è transitorio e solitamente viene lasciato andare intorno ai 4-5 anni, io ho visto bambini anche intorno ai 6, che tendono poi a sviluppare maggiore indipendenza. Notate bene, l'età sopracitata è indicativa, perché come vi dico spesso, ciascun bambino è diverso, con tempi e sviluppi differenti. A questo punto del video faccio un appello. Lasciate che i bambini vivano questo momento, certi di avere un sostituto transitorio della propria mamma, sempre con loro. Non deridetelo, non denigratelo, non lo schernite e non confrontatelo con gli altri bambini che non hanno bisogno dell'oggetto transizionale. Lui, lei, hanno bisogno di rassicurazioni? Bene, lasciateli fare. Se sostenuti ed accompagnati, tutto sarà vissuto naturalmente, anche il momento in cui si sentiranno pronti a lasciare andare il loro oggetto transizionale. Anche per oggi il mio video finisce qui. Vi ringrazio davvero tanto per averlo seguito e mi auguro di avervi portato una nuova riflessione. Spero che questo video porti tantissime visualizzazioni, proprio perché credo profondamente nel valore di questo oggetto transizionale e vi assicuro che troppo spesso sento soprattutto persone del settore che denigrano l'oggetto e bambini che ne hanno bisogno. Vi prego quindi di condividerlo e di lasciarmi un like. Grazie, mi aiutate tantissimo. Vi abbraccio, vi saluto e ci vediamo qui presto sul mio canale ancora. Un bacio e un abbraccio a tutti. Ciao!